Vogliamo che lo Stato chiude tutto oppure apre tutto, perché non sa nemmeno lui cosa deve fare. Il virus non è calato, siamo da 10 giorni chiusi. Il virus non è calato. Coronavirus e crisi, esplode la rabbia dei venditori dei mercati di Napoli e provincia che hanno bloccato la circolazione stradale su via Cesario Console sul lungomare, protestando contro la chiusura dei mercati decisa dalla regione Campania. Serve un lockdown di 2 settimane per tutti per far calare realmente i contagi. Invece attualmente paghiamo solo noi ambulanti, gridano in coro i mercatali. La zona rossa deve essere per tutti, non solo per i mercatali, non solo per i venditori ambulanti. La prima cosa, devono chiudere tutti, i cinesi, Gianturca è tutta aperta, i cinesi stanno facendo i comodi loro. Chiediamo ristori, chiusura di tutto se è zona rossa, se no non ce ne usciamo, neanche fra 20 giorni ce ne usciamo così, perché oggi attualmente neanche i mercati c'è la gente per portare il virus. E che ha fatto? Ha chiuso proprio i mercati, dove non c'è più affluenza. In regione ci sono 30.000 venditori ambulanti autorizzati. Stamane in centinaia hanno bloccato il lungomare, invocando ristori e soluzioni a sostegno del comparto. Qua dietro ogni persona c'è una famiglia. Qua fra Imbes, il Peffi, Lorri, Ciappi, Cap, Tosap, Iva, Tars, Tus, non se ne può più. Allora un po' di rispetto anche per ogni persona come noi. Questo è un problema sociale. Noi non diremo neanche più 20 euro per chi fa spesa. Noi non diremo niente più.